Tra un po' di tempo naturalmente i pulcini. Allora Linda, hai visto il percorso? Va bene? Ci sono le pozzanghere? Le andiamo a spazzare? Non c'è niente di più bello che mettere i piedi dentro una pozzanghera. Attenzione, attenzione giù ragazzi di strada, perché è partita la categoria pulcini, eccoli qua. Ed ecco, è ancora Diletta. Attenzione al dosso, attenzione ragazzi allo scalino, e no, invece è Mattia, eccolo qua, Mattia, Diletta e Daniele, bravissimi questi ragazzini, guardate che bel sorriso. E qualche postata, sono partiti, è partita la categoria esordienti. Attenzione all'arrivo, attenzione, ecco Lorenzo Farinelli, sulla classifica c'è scritto Piffanelli, ma è Lorenzo Farinelli. Bravo Lorenzo. E poi arriva Linda, arriva Andrea, guardate, attenzione ragazzi, credo sia è arrivato prima lui, bravissima. Dai Marica! Brava Marica! Marica ha rispettato l'ordine di schivare le pozzanghere, cioè i piedi puliti assolutamente. Attenzione, non sono ancora arrivati tutti, Non sono arrivati tutti, bravissimo! Brava! Eccola qua che sta arrivando la nostra Valentina Sicchiero, brava Vale! Brava! Partita la categoria ragazzi, anche noi una volta eravamo categoria ragazzi, chi si ricorda? Massimo, Fabio, è partita anche la categoria razzo, vedete i ragazzi come sono partiti sul terrazzo, non c'erano qui, Ricky forse li aspetta, Ricky, sono ancora loro due, Alessandro Mortu e Luca Pazzi negli ultimi metri di corsa. 200 metri circa prima dell'arrivo, e sarà Alessandro che la spunta per un soffio, ma Luca non demorde, guardate, applaudite magari, questo è un bel arrivo, quasi una volata, per qualche metro Alessandro Mortu la spunta, veramente due metri solamente, è una bella corsa quella dei cadetti che abbiamo alla quale abbiamo assistito e non che è ancora terminata perché mancano ancora alcuni atleti. Per favore in fondo lasciamo spazio a Alessio Fabri, sta arrivando. Eccolo qua Alessio, bravissimo. Mentre mancano 4 minuti alla partenza della gara femminile degli allievi. Attenzione per favore, stanno arrivando le ragazze della categoria cadetti, lasciamole correre, ed è Jessica che sta arrivando, manca ancora Giada, quindi è giusto e meritano tutto il nostro rispetto questi ragazzi, anche se... Ecco l'arrivo di Giada Fabri, vai Giada, vuoi fare un altro giro? No, ma brava comunque. Voilà, partita anche
Josh? Sì? Abbattisce per favore! No, non è questi. Manca la staffetta, quindi non è sicuramente un atleta in gara, ma solo a riscaldamento. Non si vede ancora la staffetta. Staffetta è ciclistica. No, Daniele, è questa la staffetta. È questa, è Laura, già. Ecco qua Laura, sembrava in riscaldamento, invece Laura Busti sta vincendo la gara, giunta seconda domenica, oggi prima, come ha detto Laura Busti, balza anche in testa nel giro degli otto comuni. Attenzione per favore, fuori, via dalla strada, continua a ripetere, non c'è verso, ed è Maurizio Patracchini ad arrivare secondo e subito dietro Chiara Pacchiega. Ecco qua Maurizio Patracchini, seconda, bella prova davvero, bello stile di corsa veramente, e terza è Chiara Pacchiega, subito dietro Cinzia Fogli. Cinzia Fogli sta arrivando in questo momento e poi Rita Grassi mi sembra. Ed ecco qua Rita Grassi ed eccolo invece un allievo ed è Mirko Tomasi del Running Comacchio e Cristiano Cappelli un altro allievo. Eccolo qua. Non ci sono arrivi in corso, il viale è pieno solamente di atleti che stanno effettuando il riscaldamento per la prossima gara che sarà a partire alle 10.20 e intanto siamo a 13 minuti di corsa. Altro arrivo, abbiamo Valentina e Simonetta Siviero, ce la fa per un pelo e subito dopo Valentina Maisto e poi Mauro Bonzoni e poi Laura Ragazzi e poi arriva Dana che oggi corre in casa, l'Invicta organizza questa gara, Dana Piccola è proprio di questo gruppo. Ci vediamo sabato Dana. E poi un gradito ritorno alla corsa, quello di Roberta Cavalieri. Brava Roberta, tornata a correre dopo una grande esperienza di mini podistica dove vinceva quasi sempre, poi è arrivata anche Rossella Chiarelli e poi una giovanissima. E poi anche Andrea Rendine. La categoria allievi naturalmente. Dai Andrea. Il tempo sembra voler reggere e voler dare una mano a questa seconda prova del Trofeo Otto Comuni edizione 2009, seconda tappa naturalmente, la terza domenica prossima, arriva anche Maria Mantovani, terza tappa domenica prossima a Berra, organizzazione naturalmente Argine Berra, gruppo Argine Berra. Grazie. Ed ecco qua all'arrivo anche Elisa Franciosi. Sono già anche le prime classifiche.